Buongiorno, benvenuti a questa lezione di sistemi informativi aziendali in cui parleremo delle diverse viste che possiamo avere su un sistema informativo. Un sistema informativo è un'entità abbastanza complessa, quindi è ovvio che non può essere descritto da un unico punto di vista. È necessario osservarlo e descriverlo da più punti di vista. Ovviamente ci sono tante possibili viste, possiamo utilizzare quella che è una vista evolutiva, quindi andare a vedere come un sistema informativo esistente possa evolversi utilizzando nuove tecnologie, quindi passare da una versione, ad esempio, desktop, a una versione web, a una versione mobile. Possiamo utilizzare una vista tecnologica, cercando di capire quali sono i componenti tecnologici, quali sono le architetture, magari focalizzandoci su aspetti quali, ad esempio, le prestazioni. Possiamo avere un approccio funzionale, quindi capire sostanzialmente quali sono le funzioni offerte dal sistema informativo. Possiamo guardare quella che è l'organizzazione, ovvero come il sistema informativo si inserisce all'interno di un'organizzazione, che abbiamo visto nella lezione precedente essere un insieme di tanti elementi, quindi le persone, la struttura, le competenze, i processi. Possiamo guardare il sistema informativo da un punto di vista di design, di progettazione, quindi come lo progettiamo, da un punto di vista di come gestisce le transazioni economiche, sia interne all'organizzazione che verso l'esterno o con l'esterno. Possiamo guardare un punto di vista economico, quindi andare a vedere i costi e benefici del sistema informativo. Possiamo vedere come, da un punto di vista decisionale, il sistema informativo si inserisce nel processo di decisioni prese a livello gestionale all'interno dell'organizzazione. E possiamo vedere come, da un punto di vista di gestione, io possa partire dalla concezione, lo sviluppo, l'adozione, l'evoluzione, la manutenzione di un sistema informativo. Ovviamente, questi sono tantissimi punti di vista. All'interno di questo corso noi andremo a utilizzare tre principali punti di vista: quello funzionale, quello organizzativo e quello che è il modello IT della tecnologia informatica. Il modello funzionale sostanzialmente risponde alla domanda cosa fa il sistema, quali sono le funzioni offerte dal sistema informativo. Il modello organizzativo ci dice quali sono le persone che sono influenzate dal sistema informativo e il modello tecnologico o informatico ci dice quali sono le tecnologie che costituiscono o sono alla base del nostro sistema informativo. Iniziamo a ragionare su quello che è il modello informativo, informatico. Possiamo dividere il modello tecnologico informatico in due aspetti. Uno è il modello applicativo, che sostanzialmente si occupa di quelli che sono gli aspetti più legati alle applicazioni, al software, alla struttura logica del sistema informativo. L'altro è un modello tecnologico, più legato a quello che è l'hardware, in cui ci sono ovviamente due aspetti, uno è l'aspetto di elaborazione e l'altro aspetto di comunicazione e quindi di reti. Quando parliamo di aspetto tecnologico, quindi la tecnologia che sta all'interno, alla base del sistema informativo, ci concentriamo su quello che è l'hardware e le connessioni di rete. Quando parliamo di organizzazione o architettura dell'hardware, normalmente possiamo fare riferimento a quelli che sono diversi livelli, detti in inglese tier. Possiamo avere un livello di dati, un livello applicativo, che è quello che normalmente si chiama un'architettura a due livelli. Possiamo avere tre livelli, dove abbiamo i dati, la parte applicativa o di regole di business e ad esempio un server web. Possiamo avere quattro livelli, eccetera. In generale, quello che si distingue è un lato client, ovvero la parte di dispositivi che vengono gestiti e sono in possesso degli utenti, e
e il lato server, ovvero la parte che è gestita ed è in possesso, comunque sotto il controllo, della organizzazione che eroga il servizio legato al sistema informativo. Sul lato client normalmente abbiamo dei PC, dei desktop, ragionevolmente in questi tempi normalmente lato client è un laptop o un computer che è in grado di eseguire un browser, oppure un dispositivo mobile, in cui anche lì può esserci un browser oppure può esserci una app dedicata. Sul lato client, normalmente il punto d'ingresso per il collegamento è un server web. Server web che vale sia per le app dedicate che per i browser, e il server web normalmente è quello che smista tutte le richieste a un insieme di application server, ovvero quelli che effettivamente fanno le elaborazioni principali che sono previste dal sistema informativo. Normalmente, a fronte di un web server abbiamo tanti application server perché il carico di lavoro effettivo in questo modo è suddiviso su più nodi, su più macchine. Gli application server a loro volta normalmente si appoggiano su quello che è un database server, ovvero un server che gestisce i dati, li memorizza e sostanzialmente li restituisce nel momento in cui è necessario avere accesso a questi dati. Normalmente la parte sul lato server è un qualcosa che è posseduta e gestita fisicamente dall'organizzazione che gestisce il sistema informativo. Quello che sta avvenendo negli ultimi tempi è una transizione nello spostare il possesso e la gestione fisica del lato server non più all'interno dell'organizzazione, ma bensì all'esterno. È quello che si chiama il cloud computing, dove sostanzialmente invece di avere un dispositivo fisico, un computer, all'interno della mia organizzazione, quindi all'interno dei miei edifici, uso un dispositivo, quindi delle risorse di elaborazione e di calcolo che sono gestite e sono posizionate presso una terza parte, ovvero quello che fornisce i servizi di tipo cloud. Qual è il vantaggio di questo tipo di operazione? È che i costi sostanzialmente legati all'acquisto, alla gestione, all'elettricità, alla manutenzione dei dispositivi hardware non è più a mio carico, ma semplicemente è a carico di una terza parte che ovviamente può gestire economie di scala in modo da abbassare i costi. Quindi in pratica i dispositivi hardware gestiti da chi offre servizi di cloud computing sono condivisi tra più utenti e soprattutto possono essere condivisi in maniera dinamica, perché nel momento in cui io ho bisogno di poche risorse di calcolo, il mio fornitore cloud me ne darà poche, nel momento in cui ne ho bisogno me ne darà di più. E ovviamente posso avere dei meccanismi di prezzo e di costi che sono legati al tipo di risorse, alla flessibilità che io voglio avere. Da un punto di vista economico, c'è uno slittamento da investimenti in conto capitale, in investimenti di tipo operativo, perché sfrutto, affitto e pago una infrastruttura di terze parti. Ovviamente col cloud computing diventa ancora più importante l'aspetto di comunicazione, perché non ho più i dispositivi lato server all'interno della mia organizzazione, on premises, come si dice, ma bensì sono remoti. E quindi risulta fondamentale avere una gestione della rete che sia efficiente. Normalmente quando parlo di architetture di rete faccio riferimento a diversi aspetti che quindi possono gestire e fare riferimento a tecnologie diverse, funzioni diverse. Normalmente si distinguono le reti in base a diversi criteri di classificazione, in base a quella che è l'estensione, in base ai livelli gerarchici e in base alla modalità di uso. Quando parlo di livelli di rete, normalmente io ho un livello di accesso che è la rete che io ho fino al mio dispositivo o ai dispositivi lato server. Quello che è un backbone
quindi una rete quindi di grandi capacità che collega tanti elementi, tanti luoghi diversi e posso avere la rete di livello di accesso che si innesta su quello che viene chiamato un backbone. Posso avere anche una diversa classificazione che è in base alla estensione della rete. Quindi normalmente si parla di LAN, Local Area Network, per estensioni che sono limitate, diciamo fino a qualche chilometro, ma in realtà si parla di centinaia di metri normalmente. Le velocità normalmente sono 10-100 megabit al secondo, anche se recentemente molte LAN vanno già a 1 gigabit. Abbiamo livelli metropolitani, in cui l'estensione è molto più ampia, quindi quello di una città, e dove ho una banda, quindi una velocità di trasmissione dei dati, che è almeno un ordine di grandezza superiore a quella della LAN, e poi ho quello che si chiama una Wide Area Network, che opera a livello regionale o nazionale e ovviamente ha anche qui delle bande, delle velocità di trasmissione decisamente più elevate. Posso anche avere una classificazione in base alla modalità di lavoro. Abbiamo quello che si chiama internet, che conosciamo tutti, che quindi è una rete sostanzialmente pubblica, accessibile a tutti, che permette di collegare chiunque. E poi abbiamo invece quelle che si chiamano delle intranet, ovvero delle sezioni di rete che sono eventualmente in contatto con internet, ma non permettono un accesso pubblico. Quindi all'interno di un'organizzazione normalmente ho un intranet, quindi una rete privata, a cui posso accedere soltanto io, organizzazione e i miei membri. Ovviamente in termini di accesso, di sicurezza, eccetera, l'intranet è molto più limitata e molto più sicura rispetto all'internet in generale. Esistono poi delle reti, diciamo così, miste che si chiamano extranet, che praticamente sono diversi pezzi di internet che sono collegate attraverso dei pezzi di internet, quindi andando a creare quella che si chiama una rete privata virtuale, nel senso che la rete non è tutta privata, ma ci sono diverse isole effettivamente private di internet collegate tra di loro. Quando parliamo del modello tecnologico, molto spesso facciamo riferimento, oltre all'aspetto hardware, anche all'aspetto software, e quindi parliamo di quello che si chiama il modello applicativo, ovvero come è fatta l'applicazione che costituisce il sistema informativo. In generale ci sono tantissime diverse alternative. Spesso, in maniera convenzionale, si fa riferimento a tre livelli fondamentali che possiamo individuare grosso modo in quasi tutte le architetture, per quanto siano diverse. Abbiamo un livello di presentazione che è quello responsabile di interagire con l'utente, di presentare i dati, ma anche di permettere l'interazione e di avere l'input dal cliente. Abbiamo un livello applicativo o di regole di business che è quello responsabile per le elaborazioni, per permettere di eseguire quelli che sono i processi aziendali e di elaborare in generale i dati. E poi abbiamo un livello di dati, ovvero di database, in cui le informazioni gestite a livello business vengono memorizzate in maniera persistente. Quando parliamo di livello di presentazione, normalmente facciamo riferimento ad interfacce grafiche, anche se è possibile immaginare altri tipi di interfacce. Tempo fa, ma probabilmente ancora adesso in alcune aziende più vecchie, ci sono interfacce di tipo carattere. Quando parliamo di presentazione, possiamo avere applicazioni che sono standalone, che quindi che girano sul dispositivo dell'utente che le usa, oppure possiamo avere applicazioni che utilizzano invece un'interfaccia web, per cui sono ospitate all'interno di un browser.
Il livello applicativo o di business rule permette di fare tutte le operazioni necessarie per elaborare i dati e permette di trasformare i dati, calcolarli, aggregarli, fare analisi e chiedere al lato dati di memorizzare le informazioni. Quando parliamo di architetture di elaborazione, possiamo avere diversi tipi di architetture. Una più antica è quella basata sui mainframe. Più recentemente, ma ancora adesso, abbiamo applicazioni di tipo client-server, oppure possiamo avere applicazioni peer-to-peer, in cui sostanzialmente i diversi nodi, gli utenti, comunicano direttamente tra di loro. Normalmente le applicazioni peer-to-peer sono molto rare all'interno del contesto dei sistemi informativi. Normalmente abbiamo varianti di quelle che sono architetture client-server. Prima, diciamo fino agli anni 60-70, ma in alcuni casi ancora oggi, ci sono invece architetture di tipo mainframe, in cui abbiamo quello che si chiama mainframe, ovvero l'elaboratore ospitato in un centro elaborazione dati estremamente potente, a cui sono collegati dei terminali detti dumb, ovvero poco intelligenti, che non fanno altro che fare operazioni di input-output. E tutta l'elaborazione, tutto quello che deve essere fatto, quindi la presentazione, i dati e le regole di business, invece sono concentrate tutte dentro il mainframe. Più comunemente abbiamo quello che è un'architettura client-server, in cui abbiamo delle parti applicative che vengono eseguite sui dispositivi del client e altre parti che vengono eseguite sui dispositivi gestiti direttamente dall'organizzazione, sia direttamente come hardware fisico, sia indirettamente tramite dei servizi di tipo cloud. Quando parliamo di architetture client-server, spesso facciamo riferimento a due paradigmi che sono detti di fat o di thin client. Quindi vanno a identificare quanta elaborazione viene svolta sul dispositivo client. Ovviamente parlare di fat e thin client è una semplificazione. Molto spesso nella pratica abbiamo diversi gradi di elaborazioni che possono essere delegate direttamente al client e qui ne vediamo alcune. Qui a sinistra abbiamo una versione molto semplice che si chiama di distributed presentation, in cui abbiamo un pezzo della presentazione che si trova sul lato client, un altro pezzo che è dato in responsabilità al lato server. Oltre agli aspetti di logica applicativa e di gestione dei dati, che sono tutti sul lato server. Qui abbiamo dei client che sono estremamente semplici e non sono in grado, o comunque non gli viene data la possibilità di fare tutta la parte di presentazione. Una versione un pochettino più fat in termini di quantità di elaborazioni presenti sul client è quella che si chiama remote presentation, in cui la parte di presentazione è completamente delegata al lato client e invece la logica applicativa e i dati sono tutti sul lato server. Se volete, questo è il caso delle applicazioni web moderne che interagiscono direttamente con application server prendendo i dati e sostanzialmente andando a presentarli in maniera autonoma con tutte le elaborazioni necessarie per la presentazione sul lato client, mentre invece la distributed presentation riguarda i siti web un po' più antichi in cui parte della presentazione viene preparata sul server e poi sostanzialmente una piccola parte è delegata al browser. Recentemente, avendo dispositivi anche mobili molto più con prestazioni molto più elevate rispetto a un semplice browser o ai dispositivi mobili vecchi, si è deciso di spostare parte della logica applicativa
sul lato client. Quindi non tutte le elaborazioni di logica applicativa o di regole di business sono svolte qui sul server, ma bensì una parte è delegata al lato client. Anche qui parte delle applicazioni moderne hanno una parte più o meno grande di logica applicativa sul lato client. Un livello ulteriore di elaborazione spostata sul lato client è quello che si chiama Remote Data Management, dove la presentazione e la logica applicativa sono sul lato client e il data management è invece delegato al server. Questo tipo di struttura è abbastanza comune, o era abbastanza comune nelle applicazioni lato desktop, dove c'è un'applicazione che gira sul dispositivo dell'utente. E i dati invece sono memorizzati in un database centrale in modo da essere condivisi tra tutti. Spostandoci ulteriormente ancora verso client sempre più elaborati, abbiamo quelli che sono i distributed data management e distributed logic and data management, dove la gestione dei dati è in parte sul lato client, in parte sul lato server e infine dove sia la logica applicativa che la logica di gestione dei dati è spezzata tra il server e il client. Ovviamente in questi casi abbiamo un server che è decisamente più semplificato e abbiamo delle capacità elaborative molto elevate che sono richieste sul lato client. Quindi normalmente se pensiamo alle applicazioni moderne, generalmente noi ci troviamo in queste due situazioni, dove il client o gestisce in maniera autonoma la presentazione, oppure oltre alla presentazione gestisce un pezzo di logica applicativa. Quali sono i vantaggi di una soluzione piuttosto che l'altra? Sostanzialmente il punto è che più attività, capacità di elaborazione io metto sul cliente, più queste elaborazioni sono poco flessibili. Perché? Perché nel momento in cui io devo cambiare qualche esempio, qualche dettaglio di logica applicativa, vuol dire che devo andare a sostituire quello che è l'applicazione lato client. Quindi, se immaginiamo un'applicazione di uno smartphone, se io cambio la mia logica applicativa, che cambia qualche cosa, cambiano le esigenze o altro, io devo aggiornare l'app sul client. Se invece una buona parte delle mie logiche di presentazione, di logica applicativa e di data management sono invece sul lato server, io semplicemente posso andare a operare in completa autonomia su quello che ho direttamente sotto il mio controllo e fare le modifiche e in questo modo le modifiche automaticamente si riflettono su quello che è il mio client senza dover andare a toccare il client. Quindi, più mi sposto sul lato sinistro, quindi con un thin client, più è facile per me andare a fare delle modifiche del sistema informativo che sono immediatamente trasferite, riverberate su quello che è l'applicazione del lato del mio client. È importante quando vado a considerare il mio sistema informativo, soprattutto la parte tecnologica e informatica, andare a fare una selezione delle tecnologie. Per cui, in generale, esiste una fase importante di selezione delle tecnologie IT che deve tenere conto di diversi aspetti, quindi ovviamente i costi, ma anche quelle che sono le prestazioni che io voglio poter raggiungere tramite il mio sistema informativo, le dimensioni. Quindi quanti utenti devo poter servire. Devo anche tenere conto di quello che è un'evoluzione nel lungo periodo. Perché? Perché le tecnologie possono evolvere e quindi devo tenere presente che è utile avere una tecnologia che abbia la possibilità di evolvere. E inoltre devo tenere conto che la manutenzione di una certa tecnologia mi può costare, quindi ci sono quelli che sono detti i costi di
proprietà legati per l'appunto all'evoluzione della tecnologia, all'aggiornamento. E quindi devo in generale pensare non soltanto al momento presente, quindi cosa mi serve adesso, ma anche in termini futuri di cosa mi servirà e di come la tecnologia che ho scelto o voglio scegliere mi potrà supportare. Un secondo punto di vista che potremmo considerare è quello organizzativo, ovvero andare a capire come è strutturata la mia organizzazione, quindi come posso andare a inserire il mio sistema informativo all'interno dell'organizzazione. Ovviamente qui si parla normalmente di diagrammi organizzativi, di organigrammi, come in questo caso. E a volte si usano delle tecniche chiamate LRC, quindi Linear Responsibility Chart, dove io ho i processi che sono in atto o voglio mettere in atto all'interno della mia organizzazione o sono supportati dal mio sistema informativo e ho i vari elementi della mia struttura aziendale, dove avrò ovviamente diversi elementi che sono coinvolti, alcuni come utenti finali, altri come partecipanti attivi. Infine, ultimo modello, diciamo quello più interessante dal nostro punto di vista, su cui lavoreremo decisamente di più durante il nostro corso, è quello che si chiama il modello funzionale, ovvero quello che descrive che cosa deve fare il nostro sistema. Il modello funzionale è diviso almeno per gli scopi di questo corso in tre parti: gli aspetti di processo, gli aspetti di interazione e gli aspetti legati ai dati. In particolare, quando parleremo di processi, parleremo di attività, utilizzeremo delle tecniche che si chiamano BPMN o Activity Diagram UML. Quando parleremo di dati, utilizzeremo quelli che sono i diagrammi delle classi UML, ma volendo in alternativa se possiamo utilizzare i diagrammi della relazione. Quando parleremo di interazioni, faremo riferimento a una tecnica che si chiama dei casi d'uso e andremo a considerare quelli che sono i mockup delle interfacce utente. In particolare, quando parliamo di processi, dobbiamo tenere conto che è importante andare a identificare quelle che sono le attività che sono svolte all'interno della nostra organizzazione che devono essere supportate dal sistema informativo. E quindi dovremo andare per ogni entità a capire quali sono gli input, quali sono gli output, quali sono i ruoli coinvolti. E soprattutto dovremo andare a capire a quale livello noi riusciamo a automatizzare l'esecuzione di queste attività, in modo che il sistema informativo possa garantirci il funzionamento corretto della nostra organizzazione in termini di processi e soprattutto permetta un miglioramento della produttività e della qualità di quello che viene fatto. A questo scopo noi utilizzeremo una tecnica che è nota come BPMN che ci permetterà di andare a descrivere un processo con un inizio, una fine e una serie di attività che vengono svolte e le regole che mi dicono come queste attività si susseguono l'una con l'altra. Per quanto riguarda i dati, utilizzeremo una tecnica che si chiama diagramma delle classi UML, di cui qui vediamo un esempio, che permette di andare a identificare quali sono le principali informazioni gestite dal nostro sistema informativo e quali sono le loro caratteristiche. Quando parliamo dei dati, è importante andare a distinguere due tipologie principali di dati o informazioni, quelli che si chiamano master data e quelli che si chiamano transaction data. I master data sono normalmente le informazioni statiche che sono definite una volta e che cambiano molto lentamente. Ad esempio, ho i dati sui miei clienti, sui miei fornitori, sui prodotti, mentre invece i dati di transazione sono molto dinamici e cambiano spesso. E la loro evoluzione viene sostanzialmente descritta andando a seguire un processo, ad esempio in un diagramma BPMN. In questo caso parliamo ad esempio di ordini, di informazioni sullo stato di un'elaborazione e questo mi permette di andare a seguire man mano
tutta la sequenza di evoluzioni o di transazioni che avvengono all'interno del mio sistema. Quando parlo di interazioni, vado a definire invece quello che è il contesto in cui opera il mio sistema, per cui avrò gli utenti che possono interagire con il sistema informativo e le funzionalità a cui questi utenti possono accedere. Ovviamente, questo è un diagramma molto di alto livello che mi dà il contesto del mio sistema informativo. Nel dettaglio potrò poi scendere a descrivere le minime interazioni tramite, ad esempio, dei mockup che descrivono come è fatta l'interfaccia utente del sistema informativo che sto andando a descrivere. Per quanto riguarda questo corso, noi ci focalizzeremo sostanzialmente sulle tre viste di dati, processo e interazioni e andremo a focalizzarci su delle tecniche che ci permettono di andare a costruire dei modelli che descrivono un sistema informativo in termini di dati che vengono trattati, di processi che vengono abilitati e di interazioni che avvengono all'interno dei processi con gli utenti del sistema, ovvero le persone che stanno dentro l'organizzazione.